della nostra conversione. Concedi a noi tuoi fedeli di crescere nella conoscenza del mistero di Cristo e di testimoniarlo con una degna condotta di vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro della Genesi. Il Signore Dio plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita, e l'uomo divenne un essere vivente. Poi il Signore Dio piantò un giardino in Eden, a oriente, e vi collocò l'uomo che aveva plasmato. Il Signore Dio fece germogliare dal suolo ogni sorta di alberi graditi alla vista e buoni da mangiare, e l'albero della vita in mezzo al giardino e l'albero della conoscenza del bene e del male. Il serpente era il più astuto di tutti gli animali selvatici che Dio aveva fatto, e disse alla donna: «È vero che Dio ha detto: non dovete mangiare di alcun albero del giardino?» Rispose la donna al serpente: «Dei frutti degli alberi del giardino noi possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che sta in mezzo al giardino Dio ha detto: non dovete mangiarne e non lo dovete toccare, altrimenti morirete». Ma il serpente disse alla donna: «Non morirete affatto, anzi Dio sa che il giorno in cui voi ne mangiaste si aprirebbero i vostri occhi e sareste come Dio, conoscendo il bene e il male». Allora la donna vide che l'albero era buono da mangiare, gradevole agli occhi e desiderabile per acquistare saggezza. Prese del suo frutto e ne mangiò, poi ne diede anche al marito, che era con lei, e anch'egli ne mangiò. Allora si aprirono gli occhi di tutti e due e conobbero di essere nudi. Intrecciarono foglie di fico e se ne fecero cinture. Parola di Dio. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, come a causa di un solo uomo il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte, così in tutti gli uomini si è propagata la morte, poiché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era il peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge, la morte regnò da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, a somiglianza della trasgressione di Adamo, il quale è figura di colui che doveva venire. Ma il dono di grazia non è come la caduta. Se infatti per la caduta di uno solo tutti morirono, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia del solo uomo Gesù Cristo si sono riversati in abbondanza su tutti. E nel caso del dono non è come nel caso di quel solo che ha peccato. Il giudizio, infatti, viene da uno solo ed è per la condanna. Il dono di grazia, invece, da molte cadute ed è per la giustificazione. Infatti, se per la caduta di uno solo la morte ha regnato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Come dunque per la caduta di uno solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera giusta di uno solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Infatti, come per la disobbedienza di un solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. Parola di Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane».
Ma egli rispose: sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Allora il diavolo lo portò nella città santa, lo pose sul punto più alto del tempio e gli disse: se tu sei figlio di Dio, gettati giù. Sta scritto infatti, ai suoi angeli darà ordini a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Gesù gli rispose: sta scritto anche, non metterai alla prova il Signore. Di nuovo il diavolo lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo e la loro gloria e gli disse: tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Allora Gesù gli rispose: vattene Satana, sta scritto infatti, il Signore Dio tuo adorerai, a Lui solo renderai culto. Allora il diavolo lo lasciò, ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Parola del Signore. Abbiamo iniziato la Quaresima, piccoli segni ce lo dicono, il colore viola, l'icona di Cristo con la parola, il richiamo alla prima domenica sulle tentazioni, alla lotta, alla resistenza nel nostro cammino di fronte alle lusinghe di Satana. Gesù stesso, dice la lettera agli ebrei, è stato messo alla prova in ogni cosa come noi, senza cadere in peccato. Quindi Gesù ha vissuto anch'egli le tentazioni, ha passato la nostra fragilità, la nostra debolezza. Certo ha vinto. Allora intanto cerchiamo di capire, di metterci nello spirito di Gesù, sentendo che il racconto degli evangelisti è un racconto che dice qualcosa della vita interiore di Gesù, un evento profondo nel suo cuore, nella sua coscienza, che ha coinvolto il suo corpo, il suo spirito, la sua persona. E diciamo subito che non parliamo qui di tentazioni nel senso con cui noi in genere andiamo a confessarci, con cui forse un po' siamo stati ossessionati anche nella nostra educazione, per cui pensiamo ai comandamenti, alle trasgressioni, tentati nella sessualità, tentati nella menzogna, tentati dal frodare qualcuno. Qui c'è qualcosa di ben altro. Qui il termine tentazione va accompagnato con il termine della prova, proprio come dice la lettera agli ebrei che ho citato. Gesù è stato messo alla prova in ogni cosa. Ci sono le prove della vita, che sono qualcosa di più profondo che non le piccole tentazioni di mangiare un cioccolato in più o in meno. A volte ci confessiamo di questo e non capiamo che è in gioco ben altro. La Quaresima serve con questa prima domenica proprio a metterci in attenzione. Qui è in gioco chi siamo noi come persone, così come è in gioco per Gesù chi è Lui come uomo e come Messia. Di fatto, se andiamo a vedere, adesso vedremo brevemente, che ne è del nostro rapporto con gli altri, che ne è del nostro rapporto con le persone, quindi il nostro rapporto con le cose, con i beni della vita, con l'avere, con le ricchezze, e il nostro rapporto con Dio. Se andiamo a vedere, sono le tre relazioni per cui ci giochiamo la nostra vita: amare gli altri, possedere qualcosa, per tante cose ci bramiamo, e poi amare Dio, guardare oltre.
Allora la prima tentazione dice proprio questo. Intanto si dice: di che queste pietre diventino pane. Gesù ha fame? O si dice che ha fame? È in gioco la pancia, è in gioco quella che qualche psicologo chiama la fase orale, cioè tutti noi con la bocca nasciamo per ciucciare qualcosa e ce lo portiamo dentro, questo desiderio, che richiama però in profondità il nostro egoismo. L'abbiamo sentito nella prima lettura. Su cosa sono tentati, poi, che fosse la mela o non fosse la mela, sono tentati i nostri progenitori del mangiare qualcosa che è bello da vedere e da desiderare. Però la tentazione radicale che dice: conto solo io, conta solo il mio ventre. È quello che chiamiamo un po' l'ignoranza degli altri e l'egoismo. Ebbene, il pane è sicuramente un bene, Gesù ci dice di pregare per il pane, ma se andiamo a vedere Gesù, anche quando ha avuto a che fare col pane, pensata alla moltiplicazione dei pani, ha fatto tutto a vantaggio degli altri. E mi permetto, piccola parentesi, ci sta, che c'è anche una connotazione politica in questo Vangelo, perché ricorderete che il nostro Gesù a un certo punto farà il miracolo del pane e vorranno proclamarlo re. Se procuri il pane, fin dai tempi dei Romani, se procuri il pane la gente ti proclama re. C'è una frase, mi è venuta in mente, del Fratelli Karamazov di Dostoevskij, dove si dice, questo racconto del grande inquisitore, piccolo richiamo letterario: vedi queste pietre nel deserto nudo e infuocato, mutale in pane, l'umanità ti seguirà come un gregge docile e riconoscente. Il pane è buono, bene procurarlo, ma attenzione, il pane vero, non di solo pane vive l'uomo, il pane vero viene dalla bocca di Dio. Bisogna avere fame della parola di Dio, perché questa è vitale, questo ci dà vita. Adamo è creato, potremmo dire, dal soffio dello Spirito di Dio. La vita viene dalla parola di Dio. E questa ci porterà all'attenzione verso gli altri, perché questo è il senso della venuta di Gesù. Poi buttati giù, seconda tentazione. Le cose eclatanti piacciono molto oggi e piacciono molto anche a Satana. Immaginate Gesù che si butta, o una persona che si butta dal campanile del Santo e poi vedere gli angeli che lo vanno a prendere. Sarebbe spettacolare, spettacolare, molto seduttivo. E di fatto, nella vita di Gesù, ricordate che diranno: mostraci un segno dal cielo e crederemo. Mostraci un segno dal cielo e ti crederemo. Sii un messia, sii un uomo che ha delle immagini, dei pensieri molto umani, cioè quelli della gloria, non certamente quelli che ha Dio per Gesù. La debolezza, la povertà, l'essere umiliati, l'essere rigettati, l'essere servo. Non tentare Dio significa fidati di Dio, non sfruttarlo. Gesù dice: io voglio essere fedele al Padre fino alla fine, non voglio mitigare la condizione umana e tutto ciò che il Signore mi sta dando. Condividerò fino alla fine l'esperienza umana, secondo il servizio alla vita che il Signore mi chiede. Terza tentazione: adorerai e io ti darò tutto il potere. Adorami, questa è la logica. Anzi, molto subdola: arriva al potere e farai tanto bene. Io ti do il potere, così poi farai delle leggi buone, degli interventi buoni. Intanto acquista il potere, così abbiamo scoperto che già nel Vangelo di Matteo c'è il traffico di influenza. Neanche sapevamo che c'era, e adesso sappiamo che c'è anche il traffico di influenza. Lo conosce bene Satana il traffico di influenza, vedete? Lo conosce molto bene. Allora qui Gesù deve scegliere.
mi lascio influenzare da qualcuno con la Q minuscola o con qualcuno con la Q maiuscola, dalla gloria, dal potere, dalle ricchezze o dalla povertà, dal servizio, dall'umiltà. E lui si è fatto povero da ricco che era e ci ha detto: attenzione a servire Mammona, adorerai Dio solo. Quindi attenzione anche noi da che parte stiamo. Dio ci vuole persone libere, amanti della libertà e del servizio, dell'amore vero. Non andare dietro a chi ci inganna. Non siamo persone che soggiacciono a qualcuno se non a Dio e a Gesù, suo figlio. Allora noi capiamo alla fine che le tentazioni, le prove della vita ci sono, guai a entrare in dialogo con Satana, entriamo in dialogo con la parola del Signore, ricorriamo a questa parola, confidiamo in questa parola. E se vogliamo fare un bel cammino quaresimale, segnatevi le due parole con cui si chiude il Vangelo. Ecco, angeli si avvicinarono e lo servivano. Avvicinarsi a qualcuno e servire. Se io in questa quaresima fossi capace di avvicinarmi e di prendermi cura di qualcuno, dando un po' del mio tempo, dando un po' del mio cuore, dando un po' della mia tenerezza, avrei scoperto che sono un angelo che ha già vinto le tentazioni, che vince le sue prove nel Signore. Amen. Sul sussidio domenicale troviamo il credo, il simbolo detto degli apostoli, e lo professiamo insieme. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Fratelli e sorelle, la Quaresima ci chiama a fare verità sulle nostre vite alla luce del Vangelo. Supplichiamo il Padre perché mandi il suo Spirito Santo a rinvigorire la nostra fede. Diciamo insieme con fede: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per il Papa, i Vescovi, i Presbiteri e i Diaconi, affinché, come guide sagge, sappiano condurre il popolo di Dio in questo cammino di Quaresima, grande scuola della fede, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i governanti e per quanti prestano il loro servizio nella società civile, perché siano esempio di trasparente onestà per il bene comune e vincano le insidie del potere e del denaro, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i sofferenti nel corpo e nello spirito, affinché dall'ascolto della parola rechi consolazione e rinnovi la fede in Dio, che si fa sempre vicino ai cuori affranti, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per noi qui presenti, perché l'itinerario quaresimale
illumini le intenzioni dei cuori e ci disponga alla conversione. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Affidiamo al Signore le nostre intenzioni personali. Dio misericordioso ed eterno, che nel tuo Figlio ci hai indicato la via per camminare nella tua volontà, fa che, illuminati dalla parola di vita e sostenuti dai sacramenti, possiamo giungere a te, che sei il vero bene. Per Cristo nostro Signore. Sorgi, Signore, e salvaci, numero 102. Sorgi, Signore, salvaci, nella tua misericordia. Abbi pietà di me, Signore, non mi allontanar nel tuo furore. Sorgi, Signore, salvaci, nella tua misericordia. O tu che gli alti monti fai tremare, il peccator pentito de non disprezzare. Sorgi, Signore, salvaci, nella tua misericordia. Mondami dalla colpa e dall'errore, accogli un cuor contrito nel dolore. Sorgi, Signore, salvaci, nella tua misericordia. Peccai contro di te, o Padre buono, ridonami la gioia del perdono. Sorgi, Signore, salvaci, nella tua misericordia. Mi trassero dal fango le tue mani, ritorno polvere se ti allontani. Sorgi, Signore, salvaci, nella tua misericordia. All'ombra di tue ali, o mio Signore, trovi riposo al fine il peccatore. Sorgi, Signore, salvaci, nella tua misericordia. S'illumini il tuo volto di splendore, donandomi l'abbraccio dell'amore. Sorgi, Signore, salvaci, nella tua misericordia. Preghiamo perché la nostra offerta sia gradita a Dio Padre Onnipotente. Si rinnovi, Signore, la nostra vita e col tuo aiuto si ispiri sempre più al sacrificio che santifica l'inizio della Quaresima. Tempo favorevole per la nostra salvezza.
per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli consacrò l'istituzione del tempo penitenziale con il digiuno di 40 giorni e, vincendo le insidie dell'antico tentatore, ci insegnò a dominare le seduzioni del peccato, perché celebrando con spirito rinnovato il mistero pasquale possiamo giungere alla Pasqua eterna. E noi, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo senza fine l'inno della tua lode. Santo, santo, santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Padre veramente santo, a te la lode da ogni creatura. Per mezzo di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che da un confine all'altro della terra offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ora ti preghiamo umilmente, manda il tuo Spirito a santificare i doni che ti offriamo, perché diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, tuo Figlio e nostro Signore, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Nella notte in cui fu tradito, egli prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.
mistero della fede. Tu ci hai redenti con la tua croce risurrezione. Salvaci, o Salvatore, salvaci, o Salvatore, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale del tuo Figlio, morto per la nostra salvezza, gloriosamente risorto e asceso al cielo, nell'attesa della sua venuta, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito. Egli faccia di noi un sacrificio perenne a te gradito, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la beata Maria Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Sant'Antonio e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Per questo sacrificio di riconciliazione, dona, Padre, pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il Vescovo Giovanni, suo delegato, il Collegio Episcopale, tutto il clero e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui il Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli defunti e tutti i giusti che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Preghiamo il Padre che ci dia il pane che serve per la nostra vita, per l'esistenza, e ci dia poi anche la gioia di gustare l'ascolto e la bellezza di entrare nel cuore della sua parola. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati dal mondo. Signore, non sono degno di partecipare alla mensa, ma di soltanto una parola di esaltazione. Per la Santa Comunione ci saranno 4 ministri qui alla balaustra e 2 al centro della Basilica. Chi è in stato di grazia è pregato di accostarsi con ordine e di assumere il corpo di Cristo davanti al sacerdote. L'anima mia ha sete del Dio vivente, numero 113. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto, come una cerva anela ai corsi delle acque, così la mia anima anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto, la mia anima ha sete di Dio, del Dio vivente, quando verrò e vedrò il volto di Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto. Le lacrime sono il mio pane di giorno e di notte, mentre dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio? L'anima mia ha sete del Dio vivente, quando vedrò il suo volto. Questo io ricordo e rivivo nell'anima mia,
procedevo in uno splendido corteo verso la casa di Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente. Quando vedrò il suo volto, perché ti abbatti, anima mia, e ti agiti in me? Spera in Dio, ancora lo esalterò, mia salvezza e mio Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente. Quando vedrò il suo volto, perché ti abbatti, anima mia, e ti agiti in me? Spera in Dio, ancora lo esalterò, mia salvezza e mio Dio. L'anima mia ha sete del Dio vivente. Quando vedrò il suo volto, sia gloria al Padre e al Figlio, allo Spirito Santo, a chi era, è e sarà nei secoli il Signore. L'anima mia ha sete del Dio vivente. Quando vedrò il suo volto, preghiamo. Il pane del cielo che ci hai donato, o Padre, alimenti in noi la fede, accresca la speranza, rafforzi la carità e ci insegna ad aver fame di Cristo, pane vivo e vero, e a nutrirci di ogni parola che esce dalla sua bocca. Per Cristo nostro Signore. Amen. Alcuni avvisi: trovate il programma completo della Quaresima in Basilica, le locandine esposte anche nei pieghevoli che potete ritirare in sagrestia, in penitenzieria, all'ufficio informazioni. Per questa settimana ricordo che martedì 7 marzo alle 20:45 nella cripta della Basilica di Santa Giustina c'è il primo degli appuntamenti organizzati dalla Corsia del Santo per piacere a Dio ascoltiamo, un percorso quaresimale fatto di musica e di meditazione. In questo caso saranno i monaci benedettini ad accompagnarci nella serata. Giovedì l'adorazione eucaristica serale nella cappella del capitolo dalle 21 alle 20:30 e venerdì la consueta Via Crucis alle 16:15 ed è sospesa la Santa Messa delle ore
16. Segnaliamo la raccolta quaresimale Un pane per amor di Dio, con le apposite cassette alle porte della Basilica a sostegno dell'opera del pane dei poveri e delle popolazioni colpite dal terremoto nel centro Italia. Accogliamo ora la benedizione che ci accompagna per la Quaresima. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dio Padre misericordioso, conceda a tutti voi, come al figlio il prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Amen. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima all'autentica conversione del cuore. Amen. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Nel nome del Signore andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Santa Domenica a tutti. Grazie. Vi darò un cuore nuovo, numero 105. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo. Vi aspergerò con acqua pura e io vi purificherò e voi sarete purificati. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo.